A proposito dell'omicidio del povero Mario Cerciello Rega, sarebbe arrivata la sentenza in queste ore di tempo. Infatti pensate che sarebbero stati condannati all'ergastolo, quindi al carcere a vita, Finnegan Lee Elder e Christian Gabriel Natale Hjort. E questo è ciò che hanno stabilito i giudici della prima corte d'assise di Roma nel processo per quanto riguarda la morte del povero vice brigadiere Mario Cerciello Rega, che fu fatto fuori nel 2019 proprio a Roma, la capitale d'Italia. Dopo più di 13 ore di camera di consiglio, i giudici hanno stabilito di dare la pena massima, ossia il carcere a vita, ai due personaggi in questione. Ovviamente la moglie, la vedova di Cerciello Rega, è scoppiata in un pianto a dirotto subito dopo aver ascoltato la lettura della sentenza di condanna all'ergastolo per, ripeto, Lee Elder e Hjort. Vi ringrazio per l'ascolto. Il video non vuole ledere la privacy di Cerciello Rega, né della sua famiglia, né della vedova, né di Hjort né di Elder, ma solo informare eventuali persone di questa novità, di questo dato, di questa notizia. Nasce solo per questo video, per questo momento, per questo motivo, non per altri motivi. Grazie a voi, utenti di YouTube. Al prossimo video, una buona giornata a voi. E ripeto, questo video non vuole ledere la privacy di Cerciello Rega, di Hjort, di Elder, né della vedova del povero Cerciello Rega, ma solo informare e basta. Ciao.